C'è un tema dal punto di vista storiografico che nel corso degli ultimi anni è ritornato di attualità, ha riscontrato un certo interesse anche di natura politica attuale, quello del moderatismo e della collocazione dei moderati nel panorama politico attuale. Io penso che è imprescindibile da questo punto di vista, per chiarirsi le idee, tornare alle radici, al momento genetico del moderatismo, di questo movimento politico e delle proposte politiche che allora fin da subito, a inizio, misero sul tappeto. Eh, la storiografia nel corso degli ultimi eh, anni, ma direi anche negli degli ultimi due decenni, ha ripreso a lavorare, è tornata a rielaborare le idee intorno al movimento moderato e vi è ritornata con delle novità significative. Si sono anche aperte alcune questioni storiografiche, alcuni dibattiti storiografici che hanno interessato da un lato alcuni fra gli storici più eh, qualificati della loro generazione e eh, dall'altro lato queste ricerche hanno successivamente dato il via ehm, all'iniziativa di alcuni giovani. Eh, storici fra i quali indegnamente mi colloco che hanno ripreso a, a trattare il tema dei moderati e del moderatismo a partire dicevo dal momento in cui nasce questa proposta cioè nel primo ottocento nell'età del risorgimento dicevo eh, delle questioni eh, storiografiche quando eh, parliamo di un tema di un problema di un'epoca storica eh, ritengo che sia eh, non solo interessante ma anche utile partire appunto dal dibattito storiografico, anche recente, sul tema. Ebbene, le questioni storiografiche interessanti attuali sul moderatismo eh, sono essenzialmente quelle relative al fatto se il moderatismo possa definirsi eh, come una componente del più ampio movimento liberale ottocentesco europeo. E in questo senso vanno le ricerche di Fulvio Cammarano, o se invece eh, questo movimento moderato italiano eh, sia distante dal, dal più generale movimento europeo del tempo. Così ha concluso ad esempio Raffaele eh, Romanelli. A partire da queste eh, ipotesi interpretative eh, si stanno muovendo, dicevo, alcuni giovani eh, ricercatori. Eh, tra i quali cito ad esempio Stefano eh, De Luca, eh, che nel corso degli ultimi anni ha dedicato eh, tempo e ricerche appunto, sul, sul tema del moderatismo. Eh, De Luca è arrivato alla eh, conclusione: una conclusione forte, una tesi storiografica eh, forte, eh, per la quale la vera natura del moderatismo ottocentesco sia una natura posizionale e relazionale. Nel senso che il moderatismo si definisce solamente in rapporto ai due estremi, diremo oggi a sinistra e a destra, verso i quali cerca di differenziarsi. Da un lato i rivoluzionari, i democratici rivoluzionari di stampo giacobino, che fanno del mito della rivoluzione una delle proposte politiche del loro movimento delle proposte politiche centrali del loro movimento, da un lato, e eh, dall'altro i conservatori e i eh, reazionari. Ehm contro i quali appunto i moderati invece cercano e tentano di lanciare una proposta eh, che fa del progresso, come categoria del tempo storico del progresso, la matrice costitutiva del loro universo eh, politico. Ecco, quindi De Luca ha messo in luce questa eh, natura posizionale e relazionale. I moderati si definiscono solamente perché eh, si posizionano in via mediana, in una posizione mediana rispetto a questi due eh, estremi. Questa è una dicevo, tesi forte, una tesi storiografica forte, perché mette in luce la sostanza formale, direi, la forma più che la sostanza di questo movimento politico, anche perché portata alle estreme conseguenze... Questa tesi ci dice che di sostanza ce ne fu eh, ben poca. Ecco, il moderatismo si qualifica per i modi con i quali fa politica, per i mezzi che escogita, non tanto per, la sostan per una sostanza forte della, eh, nella loro proposta eh, politica. E poi, dicevo, ci sono eh, le giovani leve della storiografia, appunto, eh, come Antonio eh, Chiavistelli, Domenico eh, Maria eh, Bruni, Federico Anghelè e anche chi vi parla, che stanno cercando di mettere... In luce, sotto una luce nuova, la vera compiuta fisionomia politica di questo, di questo movimento. Bene, facciamo un passo ulteriore. Per cogliere più adeguatamente la fisionomia di questo movimento politico, penso sia necessario. Eh, recuperare alcune delle più importanti categorie eh, politiche, se volete, idee forza che guidarono il eh, movimento, eh, con una precisazione preliminare. Dico non a caso movimento e non partito eh, per due motivi. Uno, perché nel primo ottocento siamo in un'epoca eh, storica nella quale la forma partito non è ancora eh, nata. Due, eh, dico questo per la costitutiva ostilità dei moderati verso la forma partito, ehm, verso una forma partito rigidamente eh, disciplinata, ma ciò non vuol dire disimpegno di disimpegno organizzativo. I moderati daranno vita a tutta una serie di reti, di relazioni, reti sociali eh, con, i quali appunto, con le quali appunto tenteranno di eh, unirsi per eh, dare forza alla loro proposta. Dicevo le principali categorie politiche. Innanzitutto avendo qualificato e io mi riconosco in questa proposta interpretativa, il moderatismo come una componente del liberalismo europeo dell'Ottocento, la prima di queste idee forza è chiaro, è il concetto di libertà. Ma anche qui i moderati avanzano un'idea, propongono un'idea della eh, libertà eh, appunto moderata, perché sono consapevoli del fatto che portata agli eccessi anche... Eh, la libertà la stessa eh, libertà eh, non farebbe altro che aprire la via ai nemici costitutivi appunto della, della libertà. Un'altra categoria politica già eh, alla quale facevamo riferimento in precedenza è quella del progresso. Ecco, il progresso è la categoria per eccellenza dell'universo politico eh, moderato. Eh, è, una, è la categoria per eccellenza perché i moderati leggono gli avvenimenti e i problemi storici della loro epoca eh, sulla base di questa sorta di categoria interpretativa. Eh, li leggono attraverso la lente deformante più o meno, è questione eh, in discussione, eh, del progresso appunto. Eh, L'incivilimento c'è la consapevolezza nel primo Ottocento di far parte di un'epoca eh, storica che va progressivamente incivilendosi appunto per usare un termine allora in auge ci sono una serie di trattati, di libri, pensate all'italiano Gian Domenico Romagnosi che scrive negli anni 30 appunto un libro dei fattori dell'indole dell'incivilimento ma pensate anche al grande storico e uomo politico francese François Guizot che tiene dei corsi a Parigi, dei corsi di storia della civiltà sia in Francia sia della civiltà europea che poi pubblicherà in volumi che saranno tra i più letti, insomma, dai giovani dell'epoca. La, La religione, è un'altra idea forza un'altra idea guida dell'universo politico moderato. Perché? Perché essi dove più, dove meno, ritengono che la religione cristiana, il cristianesimo, sia ancora oggi e tanto più eh, all'epoca eh, una forza civilizzatrice eh, tra le più importanti. Ecco, valorizzano la forza civilizzatrice del cristianesimo come elemento fra i più importanti del progredire della civiltà. Realismo politico. Il realismo politico, vedremo alla fine di questa conversazione che sarà eh, in un certo momento storico ben preciso quella categoria, quell'idea forza, quell'idea guida che prevarrà su tutte eh, le altre. Per realismo politico, in prima battuta... Possiamo intendere eh, il fatto per il quale i moderati cercano di rapportarsi realisticamente nel momento in cui sono chiamati a risolvere e ad affrontare delle questioni, eh, cercano di risolvere appunto eh, sulla base di un'analisi quanto più realistica dei rapporti di forza eh, dati allora eh, sul tappeto. Eh, la rappresentanza, il problema della rappresentanza eh, politica. E si Danno la loro preferenza al classico modello inglese, eh, dove eh, nel Parlamento, nel Parlamento britannico, sono rappresentati i corpi sociali, gli interessi collettivi diffusi nella nazione, la proprietà terriera, il commercio, la finanza, le professioni e altre ancora, che devono essere appunto rappresentati in proporzione del loro valore, della loro presenza nella società civile. Eh, questa è una proposta, questa preferenza del modello inglese che va contro l'astrattezza della rappresentanza nazionale, che considera invece gli individui come fonte di legittimità politica privilegiata, ma così dicono i moderati, viene privilegiato il numero sulla funzione e sull'intelligenza e questa prevalenza del numero, secondo i moderati, appunto è una pericolosa deriva che la società europea, tanto più a partire dalla seconda metà dell'Ottocento, aveva imboccato. Eh, I protagonisti del moderatismo, brevemente, sono i nomi direi più eh, qualificati, importanti, che anche a scuola abbiamo imparato a, a ricordare, insomma, eh, sono più che altro nobili, borghesi. In gran parte proprietari terrieri, pensate ai piemontesi Cesare Balbo, Vincenzo Gioberti, no? soprattutto Camillo Benzo, conte di Cavour, Massimo D'Azeglio, ma anche al bolognese Marco Minghetti, che sicuramente fra i liberali italiani è quello che dopo Cavour ebbe i maggiori riconoscimenti diciamo nell'Europa del tempo, soprattutto nella seconda metà dell'Ottocento. Eh, sono, dicevo, persone, eh, uomini politici che tentano di fare del realismo politico la loro principale eh, categoria politica, ma coltivano anche delle illusioni e questo è anche un po' un paradosso. Le più importanti e brevemente, eh, vogliono un risorgimento nazionale in accordo con i principi regnanti. Purtroppo i fatti diranno che questo non era possibile perché i principi non ci stavano, insomma, a questo tipo di accordo. Sono per un'unione confederale. I moderati non sono per l'unità d'Italia, ma saranno quelli che porteranno a compimento invece l'unificazione del paese. Vogliono costituzionalizzare. Lo Stato che da questo punto di vista era il meno costituzionalizzabile lasciatemi questa, questa espressione del tempo lo Stato pontificio eh, si illudono, ci provano nel 1946, a partire dal 1946 fino al 1949, ma per tutti gli anni 50 una parte. Eh, non secondaria di questo moderatismo e eh, tenterà ancora un accordo col Papa sulla base no, del, dello Statuto Pontificio concesso da Pio IX nel 1948 e eh, abbandonato dallo stesso Sovrano Pontefice già alla fine del 1948 eh, stesso. Per concludere, dicevamo moderati, ma non troppo, l'abbiamo già anticipato in parte, si presentano all'appuntamento risolutivo del del Risorgimento, e cioè all'inizio del 59, quando inizierà la cosiddetta seconda guerra d'indipendenza, no? con le caratteristiche che abbiamo delineato. Bene, nel giro di due 3 tre anni, dal 59 al 61, questi moderati eh, diven eh, diventano i maggiori, eh, tra i maggiori fautori dell'unificazione del paese. Perché questo? Perché fra le categorie politiche costitutive del loro pensare, del loro agire politico quella del realismo eh, diventa la preeminente. Essi capiscono che dati i rapporti di forza, date le iniziative dei democratici, Garibaldi su tutte, date le eh, posizioni delle potenze eh, europee che non avrebbero mai consentito una unificazione a base democratica, essi capiscono Cavour su tutti che fu il grande. Regista dell'unità che era giunto il momento di prendere l'iniziativa, di mettere da parte alcune delle più importanti concezioni che fino ad allora avevano eh, maturato appunto, e di compiere eh, il processo nazionale sulla base appunto della unificazione, di uno Stato unitario eh, che a partire dal 61 sarà quanto più accentrato. E anche qui, i moderati abbandoneranno un'altra loro idea eh, forza, quella del decentramento amministrativo. Capiscono che per governare questo Paese messo insieme in modo così faticoso, con un'accelerazione impressionante degli avvenimenti politici, è necessario governarlo dal centro, governarlo con un sistema eh, accentrato. Solamente più tardi, e qui concludo, dopo almeno un paio di eh, decenni, dopo poco più di un paio di decenni i moderati quando saranno sollecitati dal giacobinismo, diciamo così, della politica crispina Saranno sollecitati a recuperare appunto, eh, le loro, la loro vecchia eh, bandiera eh, basata appunto, sul decentramento dei eh, poteri e sul fatto che la politica andava appunto, moderata, cioè i processi di politicizzazione in atto, sempre più in atto con il eh, eh, giacobinismo crispino, andavano depotenziati. Sarà una breve eh, stagione, durerà. Eh, pochi anni e poi il moderatismo con le caratteristiche genetiche che abbiamo brevemente delineato eh, scomparirà quasi definitivamente dal panorama politico italiano.